This is Vatican News, Radio Vaticana. Le chiavi di Pietro. Parole del Papa per aprire all'ascolto. Un podcast di Vatican News, Radio Vaticana. Ma anche la vita spirituale ha le sue password. Quante password e quanti PIN numerici dobbiamo memorizzare oggi per vivere? Sicuramente troppi. E l'angoscia di dimenticarli o che qualcuno li scopra e violi la nostra riservatezza, il nostro conto corrente, i nostri documenti, è una di quelle con cui ormai siamo abituati a convivere. Papa Francesco sembra saperlo molto bene e infatti, nella catechesi dell'udienza generale del 5 ottobre 2022, parte proprio da qui per ricordarci che anche la nostra vita spirituale ha le sue parole d'ordine, parole d'accesso e che soprattutto il diavolo le conosce molto bene. L'unico modo per proteggerci è dunque memorizzarle anche noi. Ci sono parole che toccano il cuore perché rimandano a ciò per cui siamo più sensibili. Il tentatore, cioè il diavolo, conosce bene queste parole chiave. Ed è importante che le conosciamo anche noi, per non trovarci là dove non vorremmo. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Quella del 5 ottobre 2022 in Piazza San Pietro è la 418esima udienza generale del Papa, il tradizionale appuntamento del mercoledì nel quale Francesco offre una riflessione su un tema specifico. Ed è la quarta catechesi sul discernimento, termine caro alla Compagnia di Gesù, l'ordine a cui il Papa appartiene e che il fondatore Sant'Ignazio declina nei suoi esercizi spirituali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo i cicli dedicati alla vecchiaia e ancor prima a San Giuseppe, il Papa si concentra sugli elementi indispensabili per imparare a discernere, e cioè a compiere delle scelte per dare concretezza alla nostra relazione con Dio. Dopo la preghiera, sottolinea oggi l'importanza della conoscenza di se stessi. La dimenticanza della presenza di Dio nella nostra vita si accompagna infatti spesso all'ignoranza su noi stessi e proprio qui si innesta la metafora informatica. Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscerci, conoscere le password del nostro cuore, ciò a cui siamo più sensibili, per proteggere da chi si presenta con parole suadenti per manipolarci, ma anche per riconoscere ciò che è davvero importante per noi, distinguendolo dalle mode del momento o dallo slogan appariscenti e superficiali. Ma non è la prima volta che Papa Francesco usa la parola password. Era già successo quando, il 17 gennaio 2018, dove nel santuario nazionale cileno di Maipú. È il terzo giorno del viaggio apostolico, il 22esimo dall'inizio del suo pontificato, e il Papa è a Santiago del Cile, dove oltre 50.000 giovani sotto il sole lo attendono per dialogare. Bienvenida al Santo Padre, ingresando al Santuario Nacional de Maipú. È lì che ricorre alla metafora della connessione digitale come connessione con Gesù. È lì che usa il termine password, contrassegna in spagnolo, per dare ai giovani una parola d'ordine. Cosa farebbe Cristo al mio posto? Che haría Cristo en mi lugar? E gli raccomanda di usarla tutti i giorni per impararla a memoria. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esa es la contraseña, esa es la batería para encender nuestro corazón y encender la fe y encender la chispa en los ojos, que no se le vaya. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No se siente bien en castellano, ¿cómo era? Esa es la contraseña. Nel ragionamento del Papa, password diventa perciò la parola d'ordine per entrare in sintonia con Gesù e accedere alla propria interiorità. Ma il termine, lo sappiamo, proviene dal linguaggio informatico. Per capire com'è nato, ho chiesto aiuto a Pier Cesare Rivoltella, docente di didattica ed educazione mediale all'Università Cattolica di Milano.
L'espressione password del cuore è un'espressione geniale, quindi il Papa attinge naturalmente ad un concetto, quello di password, che ha una storia. Il concetto risale addirittura al 1964, quando l'informatico americano José Fernando Corbató, per anni attivo all'MIT nella sua ricerca, la introduce per la prima volta. Da quell'anno la password entra nella vita di tutti noi, si afferma prima nell'informatica professionale e poi nell'informatica sociale di largo consumo, fino a diventare, con gli anni 2000, con l'avvento del web 2.0, uno strumento fondamentale per l'accesso ai servizi che il web mette a nostra disposizione. Ma quello che mi colpisce dalle parole di Rivoltella è che anche in campo informatico password è una parola bifronte. Rappresenta uno strumento di sicurezza, ma al contempo un varco d'accesso. Se da una parte attraverso le password noi proviamo a proteggere i nostri dati, a renderli sicuri, a impedire che possano essere resi oggetto di furto, dall'altra parte, proprio registrandoci attraverso una password, segnaliamo al proprietario della piattaforma dentro la quale ci stiamo inserendo che da quel momento di login al momento in cui faremo logout, noi all'interno di quella piattaforma saremo tracciabili. E quindi al tempo degli algoritmi le password del nostro cuore sono i nostri comportamenti, le nostre scelte di consumo, i nostri desideri, i nostri gusti. Tutte cose che attraverso una password noi rendiamo disponibili a chi, tracciandoci da questi comportamenti e da queste abitudini, da questi gusti, potrà ad immaginare il nostro profilo, immaginandosi come prevedere i nostri comportamenti futuri, come intercettarli, se non anche, perché no, condizionarli. Le acute riflessioni di Rivoltella mi spaventano un po', anche se sapevo che i social sono marchingegni informatici per spiare i nostri comportamenti, tracciarci e condizionarci a scopo soprattutto commerciale. Trovo sollievo invece nella meditazione di Don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero della Comunicazione, al quale ho chiesto di interpretare le parole del Papa. Mi spiega infatti che le password della nostra anima sono le vie d'accesso dell'angoscia, dello scoraggiamento, del male, ma sono anche la chiave per riconciliarci con noi stessi, per sentirci amati da Dio. Di noi ha delle parole chiavi, cioè ha delle parole che lo riportano a degli eventi della propria vita o a delle esperienze della propria interiorità che riescono ad entrare e a penetrare in maniera più profonda la nostra esperienza e il nostro modo di sentire il mondo e gli altri intorno a noi. Il male conosce questi punti chiave, cioè sa che ci sono dei pertugi dentro la nostra anima che permettono l'ingresso dell'angoscia, ad esempio della tristezza o semplicemente dello scoraggiamento. È importante allora riconoscere quali nella nostra vita sono i temi scottanti, quelli che non ci lasciano indifferenti, quelli che ci coinvolgono in maniera profonda e che diventano anche la nostra vulnerabilità. Nessuno di noi però può cancellare queste password, cioè nessuno di noi può schermarsi da questo tipo di esperienza, ma dare un nome alle cose, portarle alla luce, significa in qualche modo esercitare la libertà rispetto a queste parole chiavi. Quando una persona riesce a dare un nome alla propria debolezza, quella debolezza continua ad essere debolezza, ma non spadroneggia più all'interno della nostra vita. Ferite, mancanze o semplicemente storie che hanno lasciato il segno, ecco, sono queste le password che a volte il male usa per insinuarsi dentro la nostra vita, ma lo spirito può usare anche per renderci persone nuove, semplicemente perché diventiamo persone riconciliate, persone amate, anzi, che si lasciano amare. Le parole di Epicoco e di Rivoltella si sono dunque intrecciate, confermandoci che il termine inglese password, parola per andare avanti, ha un doppio significato. In ambito informatico, come in quello spirituale, la parola d'ordine può essere uno strumento di protezione, ma anche un punto debole, un varco d'accesso per penetrare in ciò che abbiamo di più privato, segreto e prezioso. Conoscere questi nostri punti deboli, le nostre debolezze, le nostre password del cuore, come dice il Papa, può diventare però paradossalmente
veramente, dal punto di vista spirituale, la nostra forza per sentirci amati da Dio proprio nelle nostre fragilità. Le chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News, Radio Vaticana. Scritto e curato da Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, con la collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. This is Vatican News, Radio Vaticana.